Non mi sei neanche detto come ti chiami. Iside. Ah. Dice che è un nome antico. Anche il mio è antico. Ah. Giacinto. Ci si chiamava mio nonno. Pane. Da la vaccinare col sedano sono come lo mascolo con la femmina, stanno ben appiccicate insieme. Se poi lo vaccino alza la coda, gli c'è un filo il sedano è pure peggio. Nessuno. Sto solo, solo come un cane. Ma perché dici solo? Hai detto che tieni una moglie, una decina di figli, non sa che parenti e nipoti. Quello non so parente, sono nemici miei. Io da oggi vengo solo a te, io e te solo, Isida. E nessun altro. E chi i filetti di baccalà? Ah. Ah, Marcellino, un altro litro per noi e uno porta in giro a sti quattro morti di fame. Tieni. Va bene. E porta in giro pure due filetti di baccalà, se gratiscono. Offre il signor Giacinto alla salute mia e della mia signora Isida. Tutti devono essere sapitori della splendosità di Giacinto. Da diretta un peso. Calcio in culo alla moglie e pigliatevi una bella mignotta. Vero amore? Attenta cocca, qui c'è un ponticello che mi frega sempre una scarpa. No, 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 di qua, di qua, di qua. Ma sei sicuro che non dicono niente? Chi è il padrone di casa mia? Io. E io ci porto a chi mi pare. Sì, ma portare una persona estranea a luna di notte. Aspetta che l'avevamo presa male. Che so, può sembrare indelicato. Ma tu non sei una estranea, cocca. Tu sei amica mia e io sono il padrone di casa. Ah, buono, ma non vorrei che tua moglie cominciasse a offendere. Che tipo è tua moglie? È comprensiva. Basta menaglie. Via, via. Tutto a posto. Ma sì. Oh! Guarda un po' chi ti ho portato. Ti presento... E questo chi è, mo? Ti presento la signorina Isida. Piacere. E che vuole sta troia? Ecco, lo sapevo. Da oggi la signorina Isida vive con me... E addorme con noi. Tanto il letto è grande, ci stringiamo un po'. Comoda di te. Ehi, imbriaco, ma che sta a dire? Una che manca la nostra.
Ti so detto che si chiama Isida. E la vuoi portare in doliet che no? Sì, ma dalla parte mia. Non ti piace, è pulita, sa. Puoi restare pure tu, dove vai, mo? Mo svegli che a tutto quanto e ti faccio cadere un sacco di massate. Camillo, Romolo, Domizio, Tom! Oh, e volete rispondere? Vostro padre ha portato una puttana in casa. Grazie, ma mo non me va, voglio dormire. Scusami un momento, cocca. Prego. Assettati qui. Con permesso. Ascoltami bene e segui la logica. Ehi, tu a che da brutta imbastata la da cacciare? No, io ti caccio a te. Tu so 30 anni che stai con me. Perché non ci può stare un poco anguissa? Io so tua moglie. E il sentimento? Non ce lo metti? Oh, l'uomo è uomo, sa. Ma che omone, omone, tu non ce la faccio più. Con te? A domanda di oggi sotto al cartellone. Diggelo un po'. Tutto un poco, come un ragazzino. Ma vattene, va, ragazzino. Ma non capisci che una donna giovane si profuma. Ma tu chi sei? Isida. E che fai qui? Sono ospite. E te chi? In Giacinto. Però alla moglie non gli sono tanto piaciuta. Perché? A me mi piace. No. Non la vuoi? No. Ma allora vuoi che resto vedova? E dillo che io ti contento subito. State attenti. Madonna! Ti spar due fucilate della capa. State attenti, porcaccia di quel giudizio. Tanto da te. Non mi sembra corretto. Tanto quelli quando attacchi. Chiama, chiama, che chiama? Chiama a tacciola. Tu pensa alle corna tue che ce n'hai parecchie. Io a casa mia ci porto chi mi pare.